Ladro. E tuttora lo sono? I governi italiani. Montini e Ciociari. Ah, solo loro. Ah, Fiorito e Ciociari. Avete scritto? Lo rileggiamo. Ciociari, sì. Rileggiamo. Allora, lo era lo Stato della Chiesa e tuttora lo sono Pontini e Ciociari. Una sola. Con la prova questa volta, della guida e della prova. Andiamo avanti. Allora, c'è il gruppo di Napoli, tu vuoi che fare la visita? No, aspetta, non è questo. Che c'è qua dietro? Che c'è? Mentre mette l'olio.
Bisogna dire che è biologica, certificata, ma certificata da chi? Diciamo dal governo, per dirlo completamente, perché ci sono degli organismi riconosciuti che ci controllano, quindi non è che si può dire biologico. Bisogna, diciamo, che va a scaricare i chicchi in una di queste vasche. Le vasche sono tutte, dicevano, solo l'uva dello stesso tipo, che forse, come ha detto su, noi in questa azienda facciamo aglianto, pallagrello bianco, pallagrello rosso, pallagrello è proprio il vino più tipico di queste cose. Facciamo fiano, facciamo un pallagrello sauvignon. Allora ogni vasca riceve due, sono questi grani che trasportano lo zucchero che sta in questo poco lo trasporto in altro. Se qualcuno sta arrivando in campagna, non lo più prende cose di genere, no, si dice, o viene la montagna. Perché si vede questo blocco che è determinato dal fatto che si disorganizza. Quindi, come vi dicevo, in quella pressa funziona. Le bucce vengono separate dal vino. Il vino viene in questa stanza, adesso vediamo dove va a finire, mentre le bucce possono seguire un doppio percorso. O vanno in distilleria, oppure vanno in campagna dove a fare coccine. Oggi è permesso, ma solo da qualche anno. Fino a... pile, vai. Vai, vai. Le bambuline te le mangiavano. Madonna, che mangiavano e si trovavano il dito sulla fronte. Poi le metto su YouTube, poi le cerchi. Le bambuline te le mangiavano. Cammina pure, non ce la fa a camminare e cantare. Dito sulla fronte. Mi sa che devi sequestrare quella gente. Che troveremo il maiale casertano, voi sapete che ormai è diventato famoso, ma c'è anche comunque il maiale comune e quindi facciamo assaggiare sia il prosciutto sia la salsiccia secca, noi non lo chiamiamo già la salsiccia, e a voi che siete con voi e vi spieghiamo come fare per scegliere per esempio un buonolio. Vi suggeriamo per esempio di evitare, quando andate al supermercato, di comprare l'olio delle bottiglie trasparenti, perché la luce.